Sta entrando nel vivo la corsa alla successione del segretario uscente del Partito Democratico Abruzzese Silvio Paolucci. Oggi componente la giunta regionale di Luciano D'Alfonso come assessore al bilancio e alla sanità. Sono tre gli sfidanti che si affronteranno nel congresso regionale del PD del prossimo primo marzo. Alessandra Coppola, già coordinatrice regionale per Matteo Renzi nelle primarie del 2012, candidata alle primarie per il Parlamento dello stesso anno e componente della direzione regionale del PD Abruzzo. Paolo Della Ventura, componente dell'Assemblea nazionale del partito e di segreteria provinciale e comunale del PD di L'Aquila, e Marco Rapino, tra i fondatori del Partito Democratico in Abruzzo, si è candidato ed è stato eletto all'Assemblea regionale ed era uno dei concorrenti delle primarie tenute il 14 ottobre del 2007. La mia prospettiva è quella di mettere in campo una nuova generazione in grado di dare risposte all'Abruzzo. Quest'anno al PD si iscrivono i ragazzi nati nel 2000 una generazione che non ha conosciuto la lira come moneta, noi a questa generazione non possiamo raccontare un Abruzzo diviso e il compito della classe dirigente deve essere quella di unire l'Abruzzo. Per innovare l'Abruzzo abbiamo bisogno di elaborare contenuti innovativi, io dico che bisogna darci delle priorità. Le priorità che vedo imminenti sono l'Aquila e il lavoro delle nuove generazioni. Per quanto riguarda l'Aquila siamo entrati in una nuova fase e noi dobbiamo decidere quale funzione e quale progetto spendere per il nostro capoluogo nel futuro dell'Abruzzo e questa è una partita cruciale. L'altro tema secondo me fondamentale è quello della disoccupazione delle nuove generazioni che dobbiamo fronteggiare perché ormai siamo oltre il 40% e noi dobbiamo essere capaci di abbatterla.